bilancio è stato detto nella conferenza stampa, è un bilancio ritengo positivo e sicuramente bisogna guardare al futuro con ottimismo, perché sono state messe in campo una serie di iniziative che non sono state alcune concluse, altre verranno concluse in questo anno. Spero che il 2020 possa portare alcune delle cose che i lucani si attendono. Intanto il piano trasporti è qualcosa che ci preoccupa, perché l'impegno economico è un impegno notevole. Stiamo facendo e apportando delle modifiche, non stiamo riscrivendolo, stiamo portando alcuni correttivi che sicuramente renderanno il servizio più funzionale, più efficiente e soprattutto un servizio perché tutti si aspettano che con delle strade e delle infrastrutture difficili almeno il servizio di trasporto possa in qualche modo compensare. Noi otterremo tutto quello dal momento in cui si è ripreso la produzione, nel senso che è una questione di carattere tecnica questa. Noi non perderemo nulla, avremo delle interlocuzioni già dalla prossima settimana con l'ENI e speriamo di concludere a brevissimo questo discorso delle compensazioni ambientali, perché è importante che ci siano dei risultati che poi possono avere un riverbero positivo sulla nostra regione. Ma dal punto di vista finanziario è una situazione sotto osservazione, le risorse non sono cospicue, anche perché abbiamo dovuto far conto a delle negatività, fra virgolette, che si sono verificate nelle passate gestioni. Noi ci siamo trovati a sostenere delle spese significative che non avevano una copertura finanziaria a cui abbiamo dovuto far fronte. Mi riferisco in modo particolare pure all'impegno che si è dovuto fare per la forestazione, dove la regione impegna quasi 56 milioni, ecco, questo all'impegno sui trasporti. Quindi sarà un bilancio di cui daremo una esatta e esaustiva, daremo un esaustivo chiarimento in questo mese, quando faremo una riunione ad hoc ed analizzeremo le singole poste.